Fabrizio, tu due gol con la primavera in attesa dei gol in autunno e in inverno con la prima squadra. Sì, ma sono molto contento oggi, ma al di là dei due gol e della vittoria che abbiamo fatto, sono contento perché oggi per me era un test importante per vedere se il ginocchio rispondeva bene contro comunque una squadra che non, perché una cosa è in allenamento dove i miei compagni non fanno entrate o comunque mi lasciano andare, mentre oggi era un test importante, il ginocchio ha risposto bene. E poi sono contento per il gol, ringrazio il mister, i miei compagni e i ragazzi perché si sono messi a disposizione. È stato un bel sabato, quindi sono contento e spero di continuare così. Quando prevedi il tuo rientro? Ma io non lo so, io forse per me andrei in ritiro stasera, però purtroppo, purtroppo devo stare comunque ancora un po' per migliorare la condizione. E non so, non ho una data precisa, poi parlerò con il ministro della società, vedremo, lo decideremo insieme. Alla fine del primo tempo ti è venuto incontro il presidente, che ti ha detto? Perché è stato molto affettuoso come sempre. Sì, no, stavamo parlando un po' di Gio Pedro, di Alco, dei ragazzi. E sono contento anche perché comunque il presidente è venuto a vedere la partita oggi e sono contento per questa vittoria, perché comunque vincere 3-0 contro la Roma è una squadra di comunque erano tutti ragazzini, è stato bello per loro, quindi sono contento per varie cose. Come hai visto Gio Pedro? No, l'ho visto bene, è uno che ha qualità, è uno che sicuramente può migliorare. Ecco, l'unica cosa magari che ho notato è che come me magari ancora fisicamente deve recuperare un po' di condizioni, visto che magari non si è allenato con noi, non ha fatto il ritiro. Però una volta che recupera la condizione fisica, per me è un ottimo giocatore. Senti, questo inizio di Palermo, che sensazioni ti ha dato della prima squadra? Ti ha un po' preoccupato? Sei fiducioso? No, preoccupato no. Preoccupato no. Visto tutte le partite della prima squadra, l'ho viste, a volte abbiamo commesso delle ingenuità, come il primo tempo a Brescia, come magari quei 10 minuti a Praga l'altro giorno, però ho visto anche una squadra tipo il secondo tempo di Brescia o la maggior parte della gara di Praga, ho visto una squadra che gioca bene a calcio, una squadra che comunque crea, e quindi sono tranquillo per quello. Forse manca un po' di equilibrio, perché la squadra è così forte e magari tende ad andare sempre in avanti. Sì, certo, forse magari tante volte andiamo, ci buttiamo perché vogliamo magari strafare, quello sì, però io se devo dare un giudizio ai miei compagni sicuramente è positivo, al di là dei risultati che non vanno bene, quello sì, però ho visto, ripeto, le partite e mi sono piaciuti. Cosa pensi che possa succedere con l'Inter? Una partita già in cui bisogna fare punti a tutti i costi? Ma adesso siamo solo all'inizio del campionato, è normale che i punti bisogna farli sempre. Incontriamo una squadra forte, una squadra che secondo me neanche loro non stanno al 100%, e poi in casa ce la possiamo giocare con chiunque. Come vedi il modulo che ha adottato in queste ultime partite Rossi, con una punta e due rifinitori anche in vista del tuo rientro? Il mister ha tante possibilità di giocare comunque come vuole, perché ha diversi giocatori e può scegliere con tante diverse caratteristiche, quindi può scegliere il modulo in base alla partita. E noi possiamo giocare con due punte, possiamo giocare con una punta e due trequartisti perché ce li abbiamo, quindi questi problemi lasciamoli al mister. Noi pensiamo a fare i calciatori e a chi gioca e dove gioca in qualsiasi ruolo deve dare il massimo, questa è la cosa più importante. Ti dispiacerebbe se Rossi venisse messo in discussione se continua questo periodo un po' asfittico di punti? Ah, per me sì, mi dispiacerebbe come mi è dispiaciuto un po' per tutti quanti gli altri. Il mister è una persona seria, una persona che si dedica al 100% al lavoro, è una persona che ci tiene ed è una persona che ha fatto vedere che ha ottenuto dei risultati, quindi bisogna dare tempo e secondo me nessuno, perché ho letto anche delle dichiarazioni del presidente, nessuno ha mai messo in discussione il mister, quindi cerchiamo di stare un po' tranquilli tutti quanti, facciamolo lavorare bene, perché ripeto, questa squadra per me può arrivare in alto, io sono molto fiducioso. Possiamo anche
spiegare ai tifosi, tu che vivi dentro lo spogliatoio, che tutti questi giovani talenti che sono arrivati, magari bisogna dargli un po' di fiducia, perché molti hanno criticato il mercato, invece già abbiamo visto con Pastore, che è un esempio, che magari aspettando un po', con un po' di pazienza, questi giovani possono anche sbocciare in campionato. Sì, ma c'è un misto di, per me la squadra c'è, nel senso che c'è un misto fra giocatori importanti, giocatori che possono dare dei consigli, e i giocatori comunque sono rimasti, la maggior parte dell'anno scorso è rimasta, e giocatori magari molto più giovani che sono venuti. Cioè, io ho visto la partita dell'altro giorno a Praga, ce n'erano due di giovani, perché comunque Abel, Pastore, ormai li consideriamo comunque parte di noi, visto che è diverso tempo che sono qua, si sono ambientati benissimo. Quindi fra i due, Darmian, che magari ha potuto avere delle difficoltà, a me Regoni è piaciuto tantissimo in mezzo al campo. E quindi è normale, bisogna dare tempo, e loro devono ascoltare magari dei consigli, quelli che possiamo dare noi, i vari Liverani, Migliaccio, io, Nocerino, Castagni. E noi dobbiamo cercare di farli stare bene, quello che stiamo facendo, quindi non vedo assolutamente nessun problema. Grazie.